ufficio è nato nel 2007, i fondatori sono io, Enrico e Marco, che è un socio, che adesso non vedete perché è in ufficio. È nato da noi due con un'idea di fare la birra buona, insomma la birra che c'è in casa da tanti anni. Nel 2007 siamo operativi, l'edificio è cresciuto, sono entrate energie nuove, quest'anno abbiamo fatto i 15 anni in festa e abbiamo fatto una bella manifestazione. Qualche anno fa è entrato Lorenzo, che vedete qui, che è la nostra parte commerciale e anche creativa e che gestisce un po' anche l'organizzazione di queste feste, questi festival. Facciamo diversi durante l'anno, quindi la squadra si è ampliata molto, adesso siamo in 7 persone, si lavora, si scherza, si litiga e poi si lattina. la macchina dove l'abbiamo presa nel 2020, nel 2019 abbiamo iniziato a fare con due terzi e sempre con le nostre macchine e poi lui invece sulla spinta della moda anche del mercato e anche sul fatto che la lattina è un contenitore versatile, leggero, ecologico, così. Siamo stati spinti da questa cosa, quindi la risposta è stata subito positiva. Da quando abbiamo iniziato noi con le nostre grafiche rifatte con questo formato di lattina, la cosa è andata molto bene. Il mercato craft, quello che gira intorno per l'Italia, ha assolutamente accolto subito benissimo. Il nostro mercato locale, quello dei bevitori qua, invece no. E allora abbiamo creato quel poster là, che per chi non ha magari poi la conoscenza di tutto il ciclo di crescita del birrificio e la motivazione che ci ha spinto verso la lattina. Rimangono sopra, contro non li stiamo ancora vedendo del fatto di avere una lattina, partendo sicuramente dal packaging esteso, dunque non abbiamo 9 cm di etichetta, ne abbiamo 13, e dunque comunicazione, la qualità sicuramente, la praticità, l'ecologia, da sé. Un bancale di lattine che sembra un anche noi portarle in giro quando vado a consegnarle lo sento che un cartone di lattine è una bella passeggiata, invece un cartone di bottiglie, ragazzi, è una bella pesante, intanto c'è un problema di maniglie, ricade per terra, si spaccano, queste non credo si ammaccano. Vabbè, la nostra scelta è stata quella di mantenere alcune referenze, quindi alcune tipologie di birra in bottiglia. D'altra parte mi fa molto piacere delle lattine con una birra buona dentro, perché il confezionamento viene fatto bene, grazie a ci siamo accorti che il livello di ossigeno poi lattina in questo modo è veramente bassissimo, abbiamo raggiunto dei livelli veramente bassi, addirittura sotto i 20 mmHg. Quindi dati che dici prendo con le pinze, però effettivamente sono dati molto, molto, molto validi e si vede anche nel prodotto, perché alcune birre lasciate lì di proposito per vedere la deposizione, rimangono fresche e si mantengono molto meglio che quando confezionavamo le stesse birre. La questione è chiara, è la chiusura del contenitore. Ecco, un bel oggetto anche da tenere in mano in fin dei conti, forse per una questione che è più simile a un bicchiere. E poi soprattutto nel momento in cui stai bevendo, se ti vuoi fare due domande sul prodotto, ti piace tanto, è come quando ti piace tanto una bottiglia di vino, la guardi in continuazione, anche se in realtà tu dovresti guardare solo quello che è nel bicchiere. È la stessa cosa la mattina. Noi facciamo, oltre a varie tipologie, svariate tipologie di birra, ovviamente facciamo quasi tutti gli stili principali, facciamo anche sidro, una tipologia di sidro che facciamo lo chiamo in lattina, si chiama sidro secco, fresco, intenso, ma anche alcolico. Ci ha stupito come è cambiata la vendita dalla bottiglia alla lattina, migliorata molto. Ma anche perché è un prodotto che gira prettamente nel mercato craft. Ed oggi comunque clienti di questo settore che ti dicono preferisco la bottiglia sono pochi, anche perché comunque l'Italia è un posto fatto di pub piccoli, bar piccoli, tutto piccolo, e dunque invece queste bellissime lattine noi le impidiamo, le mettiamo sopra l'altra, le possiamo mettere orizzontali, tutte belle, una sopra l'altra, nei frigo ci stanno bene. E no, questa qua è una cosa veramente che può fare la differenza, oltre al fatto che comunque un terzo lo spazio è il collo della bottiglia. Beh, allora dai, beviamoci una birra. Okay. Salute! Salute. Salute.